Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto ricordiamo che l'area in questione è un'area di competenza della Regione Lazio, non un'area appunto di competenza di Roma Capitale, un'area che è stata data in concessione chiaramente all'utilizzo per la spiaggia Roma Capitale tramite un accordo con la Regione Lazio. E ricordiamo che quella è un'area che fu soggetta ad insediamenti abusivi, fu nel senso. Parlo al passato perché è un'area che è stata bonificata grazie a un intervento sostanziale molto importante da parte di AMA, voluto direttamente dall'assessorato all'ambiente e dall'ufficio speciale Tevere. Ricordiamo che era un'area dove erano presenti all'incirca 2-3 insediamenti abusivi costantemente insediati in quell'area, presenti da circa 20 anni. Questa amministrazione ha messo in campo delle azioni molto sostanziali, come abbiamo detto, tramite AMA per bonificare quell'area. Sono stati all'incirca recuperati 65 camion di rifiuti ingombranti e non, perciò chiaramente un quantitativo molto ingente di rifiuti impattanti che chiaramente diciamo, inquinavano l'aria presente, ma soprattutto chiaramente non davano decoro in quella zona. È stato fatto appunto questi vari interventi, perché non parliamo di un unico intervento, ma sono stati fatti più interventi, chiaramente è stato anche diciamo, ripulito, oltre che chiaramente tramite camion, ma ripulito anche con mezzi meccanici del servizio giardini, l'aria lì presente, perciò tutto ciò che era impattante e inquinante è stato asportato. Questo è stato fatto grazie a un lavoro estremamente complesso e congiunto tra il Dipartimento Ambiente, tra l'Ufficio Speciale Tevere, tra AMA, tra il Servizio Giardini. È un lavoro molto complesso che ha rivisto rivivere quell'area. Perciò anzi oggi va fatto un plauso profondo, un plauso veramente scrosciante, insomma, per quanto riguarda il lavoro molto efficace che AMA ha portato avanti, che l'assessorato all'ambiente ha portato avanti. Un lavoro che non finirà qui perché ricordiamo che è un progetto iniziale, un progetto che ha avuto un costo molto esiguo rispetto chiaramente agli interventi di bonifica che sono stati fatti, ma ricordiamo interventi di bonifica che chiaramente sono stati portati avanti da questa amministrazione perché, come si evince anche dalle dichiarazioni di molti cittadini, quell'area finalmente oggi sta rivivendo e sta respirando un'aria nuova, un'aria positiva, non un'aria inquinata come è stato scritto in questa mozione, ma invece un'area di nuova vita, un'area chiaramente fresca che vede un futuro florido e rigoglioso per quell'area. Ricordiamo anche che la Polizia Locale ogni giorno esegue degli appostamenti per controllare appunto quella zona. Io lì stesso ero presente una sera, mi sono recato lì una sera per fare delle verifiche nel periodo estivo, quando chiaramente tutti erano in ferie, e sono stato bloccato direttamente dalla polizia locale. Ecco appunto per farvi capire che i controlli ci sono controlli serrati, sono controlli continuativi e anche tempestivi. Oltre a questo è stato fatto anche un accordo con i carabinieri in congedo per aumentare il presidio su quell'area. Perciò, insomma, questa mozione la trovo un tantino pretestuosa e anche, secondo me, forse poco aggiornata sulle attività che questa amministrazione sta portando avanti. Perciò ci siamo costretti, insomma, a bocciarla e invitiamo, insomma, ecco, l'opposizione, se chiaramente ha delle idee per migliorare la fruibilità di quest'area, a proporre delle idee sicuramente più rivoluzionarie e anche più utili alla cittadinanza. Grazie Presidente.